Sirmione come ogni anno dedica un momento particolare alla Mille Miglia, la mitica Mille Miglia, lo dedica con delle mostre, con delle esposizioni, poi lo farà nel corso della corsa vera e propria. Oggi si inaugura questa mostra dedicata all'OM, alla mitica Auto OM, alla mitica fabbrica di macchine bresciane. E tra l'altro, come si diceva, questa macchina vinse anche la prima edizione. Ecco, Alessandro Mantizzoli, sindaco di Sirmione. Sirmione è sempre attenta non solo al turismo di massa, ma anche agli eventi importanti che portano poi il turismo. La macchina, non vorrei sbagliare, ma addirittura nella prima edizione prese il primo, il secondo e il terzo posto. Dico questo perché al di là di quello che è Mille Miglia e di cosa rappresenta da un punto di vista internazionale, così come Sirmione, indubbiamente paese ad attrattiva internazionale, vogliamo così un po' celebrare la brescianità, brescianità laboriosa, brescianità indubbiamente che nella provincia un dato mi ha colpito, più turisti numericamente che l'intera Sardegna. Ecco, voglio dire, a volte noi siamo poco abituati a guardare i numeri perché siamo molto intenti da buon bresciani a produrre e lavorare, però anche questo dato è significativo, la dice lunga sull'impegno indubbiamente di Sirmione, del Lago di Garda, ma di tutta una provincia che è veramente una ricchezza, un'eccellenza e dunque merita di avere questa attenzione, merita di avere l'attenzione della Mille Miglia anche dal comune di Sirmione. Ecco, proprio Sirmione, accenniamo quello che succederà durante la Mille Miglia fra pochi giorni. Ogni anno questa sinergia con Mille Miglia diventa sempre più attenta a evolversi positivamente e a dare sempre qualcosa di più. Quest'anno toccherà proprio tutta la penisola, passando anche per la nostra frazione cara del Lugana, perché anche questo vuole in qualche modo il comune di Sirmione, che Mille Miglia passi indubbiamente davanti al castello, entri nel castello, entri attraverso il castello, ma è bello anche pensare che passi sul territorio del Lugana, perché è un altro prodotto di eccellenza, di qualità, e ecco che l'enogastronomia si abbina all'eccellenza dei motori e i nostri operatori turistici cercano di accogliere nel miglior modo non solo le auto ma anche i piloti, perché dopo i piloti possono venire a Sirmione anche e non solo durante la Mille Miglia. Giuseppe Cherubini, organizzatore del percorso della Mille Miglia, oggi a Sirmione in occasione di inaugurazione di questa mostra particolare, forse per noi bresciani è anche ancora di più particolare, perché parliamo dell'OM, della mitica OM, della prima auto che vinse la prima edizione della Mille Miglia, recito a memoria se non sbaglio. No, è verissimo. Ecco, ed è stata anche la nostra fortuna il fatto che abbia vinto un'auto italiana bresciana. Ecco, questa mostra ripercorre un po' la storia della Mille Miglia, soprattutto la storia di quest'auto. Che oggi mi accennavano che continua ancora la storia della Mille Miglia in paesi anche oltre l'Italia, perché stanno aprendo delle aziende in India. E beh, Mille Miglia fa parte della storia dei bresciani, fa parte della storia della velocità, fa parte di Mille Miglia, che è il nostro fiore all'occhiello che ci è invidiato in tutto il mondo. Il responsabile del percorso, ci spieghi come fate a individuare questi percorsi che oramai oggi non è più facile? Beh, devo dire che l'Italia aiuta molto a tracciare il percorso. Noi abbiamo tutti i percorsi storici, prendiamo spunto da questi ed ogni anno mettiamo le novità, come quest'anno avremo Asolo, Este, Pistoia e via di seguito.